Vattene via, togliti di mezzo. Tu vieni al Tempio Celeste con me. Scordatelo, pallone gonfiato. Round one, fight! Oh, ci sarai tu, pallone gonfiato, bastardo infame. Allora, qua chi si ricorda le robe? Le mosse? Vediamo anche questa. Vediamo le fatality. Vediamo di fare... Cominciamo benissimo. Oh! La vedo grigia questa, eh. Ci ho messo mezz'ora a fare quella cima. Porca la miseria. Mezz'ora ci ho messo, eh. Perché ieri, se mi sbaglio, ieri ho messo il contenuto in evidenza e poi è partito tutto. Ci ho messo una cazzo di mezz'ora, porca. È bello sto colpo. Mi è tipo tanto piaciuto. La mossa del Terminator. Badabam. Calcio in avanti. La mossa di Terminator al contrario. Vittoria. Certo che l'ho vista, Buddha. Nella nebbia, nell'oscurità, con la canotta rossa. Mamma mia, tanta roba. Capisco perché si fanno cavalcare. Vieni qua, Spawn, che ti metto a posto io adesso, Manigoldo. Tu sei la prole infernale, ecco. Non mi veniva il termine tecnico. No, che sbaglio il cazzo di tasto iniziale. Comunque ripeto, qua la vedo molto male la situazione con Spawn. Oh no, ma molto male, ma tanto male che si mette. Alle tre siamo ancora qua. Volevo sembrare invisibile perché avevo la... io invece incredibilmente ho visto la luce. Aia, porca Eva. Signor Spawn, capisco che lei è qua per vendetta. Se deve fare roba perché aia. Come dire, giustamente gli hanno fatto del male alle persone più care a lei. Però io a lei non le ho fatto niente. Quindi se si vuole anche stare un attimino calmo, sarei contentissimo. Porca Eva. Vittoria. Porca la miseriazza. Così si fa! Bello il colpo di palestra! Il Fujin, il dio del vento! Da vicino, che la sbagliamo subito, e va là! Fammi vedere la fatality, che non l'avevo vista l'altro giorno. Ah! Fatality! Fujin wins! Ok, come fatality, bah, insomma, non mi dice niente, se non che mi dice che Spawn ha lo stesso sangue di coso, ha lo stesso sangue di Reptile, è verde. Se devo essere sincero, non mi dice granché sta fatality, ma proprio sinceramente. Andiamo al secondo scontro, contro Robocop, che gli faremo fare una fine infernale a sto Manigoldo con... l'aiuto di Cabal. E adesso sapete già cosa faccio. In questa realtà non so di chi mi posso fidare. Puoi cominciare da me, Alex Murphy. Come conosci il mio nome? Round one. Fight! Come conosco il suo nome? Che cacchio ne so io? Aia. Però le mosse così non è che... cioè, no, aia. Oh. Cabal! Entra e fai roba! Che io con questo Fujin non mi trovo. No, no. Salve senza mani! Il tucano! Il senza mani saltucano! Incredibile! Senza mani, quando finisco sta torre classica faccio la roba, Ma! Non fallire! Pure il rinoceronte! Fight! Alla madonna! Caro senza mani, mi lasci finire qua la torre classica, poi faccio la roba, Così siamo a posto.
mi dia la tempistica di finire qua e dopo vado a bam, faccio tutto quello che devo fare. Io invece ho sbloccato un altro emoticon, cacchio. Mamma mia, senza mani col tucano. Spero che venga qua Amy. Oh! Cappa! Da molto lontano. La prima fatality. Fatality. Fujin wins. Ecco, questa rispetto alla seconda fatality è molto molto più articolata e bella. Questa mi piace tantissimo. Questa è davvero una gran bella fatality. E tra l'altro si è vista anche la faccia di Coso. Si è vista la faccia di Robocop. Oh no, terzo scontro via subito veloce. Che se no dura troppo il video. Il tucano in pratica è il Pride Month. Se tu sei in un canale che subbano, regalano una sub o fanno una donazione di più di 300 bits, a caso nella chat sbloccano una emoticon. Ciao Walter! Fratello, ti prego non lasciarmi. Quanti innocenti dovranno morire perché tutto ciò finisca? Quanti ne saranno necessari? Round 1. Fight! Quindi ripeto senza mani, finisco qua la battaglia e dopo corro al mio dovere con la roba. Che ci eravamo accordati. E dato che questo pezzo qua poi lo carico su YouTube, quindi faccio tutto in un momento. Benvenuti a tutti! Bada bam! Perché io non so le mosse di questo, che dei tre effettivamente è quello che mi piace di meno come personaggio. Sinceramente, Robocop mi piacciono molto le mosse, sinceramente. Shiva top. Io sono la natura. A parte che è lo scontro tra fratelli questo. Mica Fujin è il fratello di Raiden. Ah. Sta venendo questo dubbio. Aia. Questo dubbio amletico. Sì, dovrebbe essere fratello di Raiden. Ciao, ciao Walter. Benvenuto, benvenuto. Aia. Pensavo che ho fatto 5 minuti di ritardo perché ero un attimino a fare una chiamata interurbana in bagno, no? È figo però, cacchio. Si devo far sulla mano con le mosse. Aspetta. Brutality. Premi. Oh, lancio all'indietro. Perfetto. Tanto adesso mi ammazza. Il vento ti spazzerà via. Fujin wins. A me esteticamente di più, ma a livello di gameplay. Parli di Fujin Buddha. Sì, comunque sono fratelli. Ciao Ninno! Buongiorno a tutti! Ciao Ninno, come va? Ninno Moxley! Ci deve essere il come si chiama? La modifica del nome. Quarto sfidante! Il Guy of Iron Black verrà fermato, dovrà essere fermato dal dio del tuono, dal dio del pum pum, con l'aiuto, con l'avallo del Kotal Kahn, colui che pagava una volta coso. E mi muto! Questa sarà una battaglia impegnativa. Che ne dici se proviamo a parlarne? No, sarebbero parole gettate al vento. Round one. Fight. Sarebbero parole gettate al vento. Molto bene, caro Ninno. Porca Eva. A parte, diciamo che, come dire, questo è il terzo personaggio che è uscito col l'ultimo DLC ed è quello con cui mi trovo meno, se devo essere sincero. Per via delle combo un attimino troppo articolate. Visto? Oh, più che paura adesso, ho paura dopo, perché diciamo che dopo sto scontro andiamo contro una tizia che rompe le balle, leggermente le balle.
sei all'altezza. Ma poco poco. Round two. E soprattutto fight. Perché, essendo il boss finale di quella torre classica qua, è una rompiballe di quelle potenti. Non come Johnny Cage, ovviamente, perché Johnny Cage è il maestro. E io però non so che cacchio di mosse farle. Alla aia. Bello che l'ho preso, che non so manco io come ho fatto. La balestra! No! Aia! E mi fa la fatal blow. La live, ragazzi, va bene. Sia a livello qualitativo, di grafica. C'è il multiqualità, ho visto subito. E spero che non vada a scatti, ecco. Perfetto. Ah, fa culo! Mamma mia. No. Caro Aaron Black, tu sei fortunato che adesso chiudiamo il tutto in amicizia. Vieni qua. E oppala. Diciamo che questa non è la friendship, ma è un modo molto simpatico per farvi vedere la posa di vittoria di Fujin, il dio del vento. E mi sa che è qua tanta amicizia. Amicizia, diciamo che non è un calcio nelle balle, però ecco, esatto. Doveva essere la friendship, Walter. È sempre con la F, comunque. Diciamo che c'è stato un piccolo problema tecnico, mi muto che è meglio. Ciao. Che mo' arriva sta stronza. Quando è che ho iniziato sta battaglia? Ti stavo aspettando. La tua vita, il tuo nome, saranno cancellati dalla storia. Vieni, è tempo di morire. È tempo di morire. Io devo morire. Tante volte. No! Porca Eva! No! Bastarda! No! Guarda che non mi ha fatto la mossa della puttana Eva! Sì, certo! Falle tutte dopo ste qua, mi raccomando. Manco sono arrivato allo stage finale io della cronica. Senza mania, tendi la PlayStation che faccio share play, che me la fai te, va là. Sa che facciamo prima. Comunque, benvenuti a tutti. Tanto Momoro. No! Porca Eva, no, non me la fai la fatality, Primo tentativo è andato male. Porca la miseria, schifa. Sti cazzi. Round one. Sti gran cazzoni proprio. Ah, non la prendo con quella lì. Ma vaffanculo. I calci che non vanno a termine. Bello. Potevi subire un cazzo di colpo Shiva, però con due E. Questa lo subisce. No. Ma basta, non ho subito danni con la cronica. Subisco i danni per sta bastarda. Ciao Maya. Benvenuta. Siamo qua alla parte finale del boss della torre classica di Fujin. Perché se riesco a battere sta brutta donna, ecco, ma tanto brutta, riesco a sbloccare una cosa. Filmato. Ciao Maya, benvenuta. Porca troia. No. No, le palle no. Mi servono. No. Ma porca Eva. No. I don't want to subire danno. No. Cacchio, manca poco ragazzi. Dai che ce la facciamo. Questo è il secondo tentativo, non ce la faccio fargli questa.
No! Sì! Ce l'ho fatta al secondo cazzo di tentativo! Grazie mai a tutti gli altri che hanno creduto in me! E vai! Che il video che carico su YouTube non dura mezz'ora, puttana Eva! Sì! Crepa! Tra le fiamme della clessidra del tempo! Vai, cazzo! Ciao ciao! E adesso, filmato finale! Il ruolo di custode del tempo portava con sé responsabilità immense. Chi ero io per decidere le sorti dei mortali? Come loro difensore, avevo dedicato la mia esistenza a proteggerli. Ma per quanto apprezzassi i mortali, non sapevo nulla delle dinamiche della loro vita quotidiana. Così ho usato la clessidra per vivere centinaia di migliaia di vite. Coprendo ogni tipo di reame, razza, sesso e fede. Soprattutto, ho apprezzato la semplice gioia di concludere una giornata, avvolto dal calore familiare. Reso più saggio da quanto appreso, ho piegato la storia non al mio volere, ma a favore di chi dovrà viverla. Non è mia facoltà decidere le sorti altrui, ma quantomeno posso dare ai mortali la possibilità di vivere un'esistenza migliore.